Ok, nuovo video, il primo potremmo chiamarlo di una serie tech, e sarà anche l'ultimo probabilmente qui da ECMA, ma è per un'occasione un po' particolare, speciale se vogliamo, perché siamo stati lunedì, lo sapete, avete visto anche su Dort le novità di Fantic 2023 alla presentazione, e però qui facciamo un piccolo approfondimento su una cosa che è stata presentata su... non su una moto, ma comunque su una novità del gruppo Fantic, che di solito queste cose passano un po' in secondo piano quando ci sono di mezzo le moto, ma che è molto importante, che è Fantic Garage. Alessio, che è il responsabile del prodotto, quindi... Ciao, ciao a tutti. Sì, è un'app connessa per la gestione del veicolo e dal prossimo anno, quindi dal modellier 24, avremo il Bluetooth di serie su tutta la gamma Caballero, sul Motard, sull'Enduro 125, sul nostro scooterissimo City, e quindi i clienti potranno utilizzare anche la nostra app, che fa tantissime cose. Innanzitutto ti permette per esempio di avere sott'occhio tantissimi dati della moto, come il livello della benzina, l'autonomia residua, ma anche quanti viaggi hai fatto in un determinato periodo di tempo, oppure scannerizzare il libretto anche di uso e manutenzione in digitale, quindi avere tutto dentro al telefono, niente carta in giro. E poi anche dei reminder, per esempio sulla scadenza della revisione, sui chilometri al prossimo tagliando, esatto. Quindi molto completo da questo punto di vista. E poi non può mancare la navigazione. Quindi... Ok, esatto, entriamo un po' nel dettaglio, perché spesso e volentieri si parla di display connessi, di sistemi di connessione con lo smartphone, ma poi in pratica ci sono molti sistemi diversi, perché un conto è vedere la chiamata in arrivo sul display, un conto invece è avere più funzioni. Esatto. Quindi... per esempio il telefono può fare anche da navigatore, ma soprattutto si ha a disposizione anche una virtual dashboard, quindi con velocità, giri, livello benzina, apertura dell'acceleratore, che per esempio per i nostri modelli che hanno un display un po' piccolo, come può essere l'Enduro e il Motard, perché l'off-road ha un display molto compatto, è molto utile anche per vedere meglio poi i dati d'uso della moto. E tutti i viaggi vengono anche registrati nel diario di viaggio, e quindi puoi riviverli, puoi vedere per esempio quanti ne hai fatti in un mese, puoi vedere dove eri in quel momento, l'angolo di piega, la velocità massima. È una sorta di Strava per le moto praticamente. Sì, esatto. Beh, allora, è una cosa secondo me importante, e lo sottolineo perché quando è uscito, adesso in questo caso è uscito su Dort, ma abbiamo parlato di Fantic anche tanto su Red, ogni volta che esce una vostra novità, la gente comincia a dire, si sta muovendo molto bene, azienda italiana, Caballero 700 ha avuto un enorme successo, adesso ce lo sta avendo il 300 da Enduro due tempi, si muovono tanto bene così, e a sto giro, a ECMA, lunedì prima, in realtà avete presentato un sacco di novità, e anche queste qui vi state inserendo sempre in più segmenti. Sì, soprattutto vogliamo offrire un'esperienza d'uso a 360 gradi per il cliente, quindi vabbè, da un punto di vista di prodotto, come hai detto tu, entrando nel segmento delle stradali, rafforzandoci molto nell'off-road, però ormai il mondo della moto vuol dire tante cose, quindi anche creare anche una parte tecnologica, una parte di gestione veicoli, anche una parte di community in un certo senso, perché poi il secondo step di evoluzione di quest'app sarà la possibilità di avere una specie di social network all'interno, okay. Quindi condivisione di viaggi, creazione di classifiche, gamification, quindi la possibilità per gli utenti, i caballeristi e chi ha una Fantic di interagire con gli altri. E quindi questa applicazione qui, il sistema sarà disponibile su tutte le moto stradali, anche quelle che arriveranno più avanti ovviamente, no? Assolutamente, poi nello specifico dall'inizio del prossimo anno. Ok, direi che ci siamo, se qualcuno avesse delle domande, dei dubbi, qui sotto nei commenti, come al solito, chiedete quello che volete, siamo a vostra completa disposizione. E beh, fateci sapere anche che cosa ne pensate del lavoro che sta facendo Fantic. Siamo su Red, quindi soprattutto sulla gamma stradale, e direi che ci siamo, no? Assolutamente, grazie mille. Alla prossima, ciao.